Dopo 20 minuti nella sfida con il Catania, Nenad Tomovic si presenta così davanti al suo pubblico dopo aver esordito molto bene anche al San Paolo. Quella volta è andato bene e poi dopo la partita parlavo con compagni e tutti hanno visto che rigore, invece ho salvato un gol, però sì, però speriamo che non arrivano nella nostra area, così facciamo. Come sei riuscito, insomma, ad entrare subito nel gioco di una squadra che in realtà non conoscevi? Avevi preso lezioni per telefono? Ma devo dire, dall'inizio, quando è stato il 30 agosto, è stato il mio compleanno pure, mi chiamava il mio procuratore alle 9 mattina, io invece dormivo, non ho risposto. E lui mi manda messaggi e mi dice: oh, rispondi perché ti devo parlare una cosa. E mi chiamava e io ho chiamato subito, ho detto che è successo e mi ha detto: preparati valigie che può darsi che vai a Firenze. Poi da lì è iniziato piano piano e poi a sera sono arrivato mezzanotte qui. E il giorno dopo ho fatto le visite mediche, allenamento, due allenamenti prima della partita contro Napoli. Come diceva qualcuno, non conoscevo neanche i nomi del tutti, del staff, dei giocatori. E poi io ero pronto per questa cosa e ho dato tutto e alla fine grazie anche mister che mi ha messo subito nel campo e io penso che ho risposto bene. Tutto il reparto della difesa è nuovo, tu, Roncaglia, Gonzalo Rodriguez, come avete fatto? L'altro giorno Montella ha fatto anche una battuta, forse si sono abbracciati perché non parlano la stessa lingua e quindi non si capiscono. Come avete fatto però in realtà a trovare questa compattezza fin da subito? Grazie. Ma non sappiamo pure noi, però ci siamo trovati bene, loro due sono grandi giocatori e poi nel campo c'è solo una lingua per dimostrare e fare cose quelle che ti dice mister. Visto la Fiorentina è partita molto forte, nello spogliatoio tra voi parlate qualche volta d'Europa, della possibilità di agganciare questo obiettivo, visto che siete tanti giocatori importanti e di esperienza internazionale? Grazie. Ma in spogliatoio ancora non si parla di questo perché è ancora presto, però sicuramente tutti sappiamo che siamo una buona squadra con ottimi giocatori e che come un obiettivo possiamo mettere Europa League. Sicuramente noi puntiamo anche di più di questo perché sempre nel calcio devi cercare qualcosina in più. Se già senti nell'aria la grande attesa per la partita di martedì prossimo, Fiorentina-Juventus, che qui non è mai una partita come le altre, insomma, ma a maggior ragione quest'anno. Grazie. Primo rispondo su quella ultima cosa, perché io arrivo da Stella Rossa e i miei colori sono rosso bianchi, quindi quelli neri e bianchi